affari di famiglia, ovvero Manbiki Kazoku di Hirokazu Koreeda, meritava di vincere la Palma d'Oro a Cannes nel 2018? A parere di chi vi parla, che per il momento ha visto circa un quarto del concorso, assolutamente sì. È un film grandioso che esce questa settimana e davvero non dovete perdervi. Ci sono tanti tipi di palme d'oro, tanti film vincitori a Cannes per motivi diversi. Ci sono palme d'oro che fanno la storia del cinema, che diventano subito un classico, palme d'oro che portano il cinema in una nuova direzione, che dicono qualcosa di nuovo. E poi, come in questo caso, ci sono palme d'oro che segnano un punto d'arrivo, un punto di non ritorno per il cineasta che le realizza. E quindi per parlare di un affare di famiglia, secondo me bisogna partire dal suo regista, Hirokazu Koreeda, che insieme a nomi come Shinya Tsukamoto e Tetsuya Nakajima, di fatto rappresenta il Giappone a livello internazionale. Forse è il regista più rappresentativo di questa generazione nell'ambito dei festival. È spesso paragonato a Ozu, il regista di Tokyo Monogatari, uno dei grandissimi registi giapponesi dell'intera storia del cinema, ma in realtà è un paragone che racconta parzialmente il suo lavoro. Infatti, diciamo così alla buona, si potrebbe dividere la sua filmografia in due grandi parti. Questo è un excursus, ma ci arriviamo al film. E secondo me è importante tracciare questo bilancio prima di parlarvi di un affare di famiglia. La sua filmografia, dicevo, è divisibile in due grandi parti. Lui, come tanti registi asiatici, non comincia subito come cineasta di storie di fiction. Fa varie cose, anche a livello di lavori tecnici, di montaggio, di suono, di operatore di camera. Poi comincia come documentarista, documentario giornalistico e si interessa molto al crime. Tant'è che i suoi primi film di fiction di fatto fanno un po' la stessa operazione che fa Capote con A Sangue Freddo. Raccontano vere storie di crimine e tentano di portarne la potenza al cinema. E già qui lui è riconosciuto come un grandissimo, straordinario regista. Tira fuori quelli che sono considerati i suoi capolavori, che in realtà in Occidente si fatica a trovare, non sono così conosciuti. E poi a un certo punto proprio lui dice: basta, in questo filone sento di aver dato tutto, sento di aver creato i miei grandi film, adesso mi concederò dei film un po' più piccoli, dei film in cui non è così importante il risultato qualitativo finale. Peccato che sia Hirokazu Koreeda, uno che anche quando inciampa in un sasso ne trae un film e tira fuori un mezzo capolavoro. La seconda parte della sua carriera, cronologicamente parlando, è molto più nota in Occidente, è quella che l'ha reso famoso. In genere il tema principe del suo film sono le famiglie disfunzionali giapponesi. Il Giappone è al di fuori di quella efficienza, di quello stacanovismo, di quella metropoli moderna e molto funzionale con cui viene identificato Tokyo come simbolo del Giappone, paese avanguardistico, paese pieno di tecnologie, in cui tutti sono efficienti, in cui però forse tutti non sono felici. Invece Hirokazu Koreeda parla in maniera anche piuttosto dura e critica del suo paese, tant'è che quando ha vinto la Palma d'Oro ha detto: sono contento e spero che mi aiuti anche a rimanere sotto il riflettore un po' di più anche nel mio paese, dove non è amatissimo al di fuori del circolo dei cinefili, perché appunto fa vedere il Giappone più virgolette scomodo. Questo Un affare di famiglia di fatto riprende il filone delle sue ultime storie. Vi avevo parlato di Ritratto di famiglia con tempesta poco tempo fa, ve lo linkerò nelle schede. Poi c'è stato per esempio Our Little Sister, che vabbè è tratto dal manga di Akimi Yoshida, anche quell'adattamento bellissimo, siamo andati al Giappone tradizionale, paesini, delle piccole famiglie, pazzesco, portentoso. E poi c'è stato questo film passato in sordina, ma che spiega molto bene dove stiamo arrivando, ovvero Sandome no Satsujin, che è passato l'anno scorso a Venezia e purtroppo è ancora inedito nelle sale. Ed è un vero peccato perché è il classico film così complesso, così grande, che alla prima visione fatichi a comprendere. Io ho avuto la fortuna di poterlo vedere ben due volte, una a Venezia e una a Milano in una rassegna, e devo dire che è pazzesco. Ed è il suo ritorno al crime, quello è un legal drama in cui comunque si parla di padri che non sono padri putativi e soffrono per il loro ruolo di padre a metà, si parla di famiglie disfunzionali, di figli, però è veramente un legal drama strepitoso. Se vi dovesse capitare di metterci sulle mani, guardatelo e rimanete concentrati e dategli tempo perché è molto grande, forse è troppo grande
a differenza di altri film, Hirokazu Koreeda fatica a sintetizzare lì, ma la sintesi arriva in Un affare di famiglia. E ora vi parlo di Manbiki Kazoku, ovvero una famiglia letteralmente di persone che compiono piccoli furtarelli, piccole truffe, rubano le cose ai supermercati. Stiamo parlando proprio di una famiglia di piccoli truffatori, furbacchioni, vivono in una casa decrepita in mezzo ad altre casette meglio tenute. C'è la nonna che potremmo dire truffa l'IMS, fa piccole truffarelle, ci sono la mamma e il papà che lavoricchiano, però poi in realtà hanno anche loro i loschi affari e rubano cose al supermercatino e insegnano le loro tecniche ai figli. C'è la ragazzina liceale che in realtà va a lavorare in una sorta di peep show piuttosto che andare a scuola, e c'è il bambino che sta crescendo e diventando una mano lesta. A un certo punto vedono una bambina lasciata dalla famiglia fuori al gelo su un balcone, evidentemente vittima di violenza, e decidono di prenderla con loro perché dicono tanto la famiglia non se la fila, questa ragazzina è destinata a morire. E quindi la prima parte del film sembra proprio questo ritratto di una famiglia in cui i legami di sangue non ci sono in realtà sempre, però sembra una famiglia molto più felice, molto più unita, molto più affettuosa di quella che tutti gli altri membri avevano nella loro famiglia ufficiale. Una famiglia che si è riunita intorno a questo mezzo crimine, ma anche a sentimenti veri. Però c'è una nota dissonante fin dall'inizio, perché ci sono questi ruoli, la nonna, la mamma, la bambina, la figlia, la nipote, però c'è una nota dissonante, c'è qualcosa che non va, non sono molto chiari i rapporti tra tutti i protagonisti, e c'è questa nota di sottofondo che un po' rende agrodolce questa dolcezza dei loro rapporti alternativi, finché tac, Hirokazu Koreeda cala la sua scure e improvvisamente il suo film sulla famiglia disfunzionale si fonde e diventa una cosa sola con il suo film legato alla prima parte della carriera, quelli legati al crimine, e arriva a una soluzione, a un messaggio che non aveva mai avuto, un messaggio veramente drammatico e senza appello, ovvero guarda in faccia la sua ennesima famiglia funzionale e dice: beh, però forse a me piace raccontare queste famiglie diverse che raccontano l'altro Giappone, però al di là dell'affetto che c'è qualcosa comunque di oscuro in ognuno di noi, e la vera tragedia dei rapporti umani è che è veramente difficile distinguere dove finisca l'egoismo, dove finisca il mio sfruttare te per il mio tornaconto facendolo sembrare affetto, e dove cominci l'affetto vero e proprio, ed è in questo miscuglio di sentimenti autentici e truffe sentimentali, mettiamola così, che viene fuori la drammatica realtà di questa famiglia. È un film potentissimo, è un film che va veramente vicino alla perfezione. Regia stupenda in spazi piccolissimi, ma comunque a modo suo maestosa. Attori strepitosi, a partire da Kiki Kirin, nome tutelare del cinema giapponese con una filmografia eterna, fino alla bambinetta di pochi anni che recita come una veterana. Un film maestoso, belle musiche, bella fotografia, veramente vale la pena di andare a vedere. Soprattutto si vede che Hirokazu Koreeda, uno che sembrava poter replicare la sua formula all'infinito senza incappare in errori, perché lui i film li porta sempre a casa benissimo, è arrivato a un punto d'arrivo anche drammatico. Un film bellissimo, vedremo se sarà il migliore di Cannes. Io per esempio ho già visto, ve ne parlerò presto, Cold War, mi è piaciuto moltissimo, forse ancora un filino di più, ma veramente un film che non è una palma data a caso. All'inizio mi ricordo all'annuncio della conferenza stampa, quando si parlò di Hirokazu Koreeda con questo titolo, tutti dissero: ma sì, è un altro film sulla famiglia disfunzionale, di certo non correrà per la palma. E invece mai dare per scontato nulla. Andate al cinema a vederlo, questo è il mio consiglio. E si chiude con questa recensione una settimana ricchissima. Vi ho parlato dei film di Venezia, vi ho parlato della Palma d'Oro a Cannes. Continuate a seguirmi perché presto torneranno i libri e parleremo di altri film importanti dalla stagione festivaliera in ottica di stagione dei premi. Rimanete sempre qui su Gerundio Presente il canale, oppure andate a fare un salto sul blog per ulteriori approfondimenti. A presto!